Ciao mondo, benvenuti in un nuovo video itinerario. Oggi vi porto in uno dei posti che più amo in assoluto al mondo, uno di quei luoghi che ha segnato la mia vita, ha segnato la mia carriera da viaggiatore. È uno di quei luoghi che ogni volta in cui il mio pensiero cade laggiù, down under, cuore batte forte, veramente, davvero. Sto parlando, l'avete già capito, dell'Australia. Allora, non voglio dirvi cosa vedere e non vedere in Australia, altrimenti verrebbe un video di probabilmente alcune ore. Voglio farvi una proposta. Siccome tantissimi di voi vogliono visitare l'Australia, ma il tempo purtroppo è quello che è e inoltre è anche uno dei luoghi più cari al mondo, ho pensato di proporvi quello che è, a mio avviso, l'itinerario perfetto per coprire i più importanti highlights e qualche chicca in Australia in solo 15 giorni. Fondamentale per gestire al meglio gli spostamenti sono gli aeroporti di arrivo e di ripartenza. Allora, considerate che tantissime compagnie aeree, tra cui una delle più famose utilizzate è la Fly Emirates, vi permettono allo stesso prezzo più o meno di atterrare in qualsiasi aeroporto e di poter ripartire per tornare indietro in Italia da un altro aeroporto rispetto a quello dove siete arrivati all'andata. Quello che vi suggerisco è di atterrare a Brisbane, nel bel mezzo della costa est dell'Australia. Australia si affaccia sull'Oceano Pacifico. Qui è facile raggiungere alcune località che secondo me sono semplicemente meravigliose. Sto parlando ovviamente poco più a sud di Byron Bay, la mecca dei surfisti australiani, ma non solo, un'atmosfera bohemienne per il suo paese, onde bellissime, spiagge clamorose, feste da sera, insomma, è veramente uno di quei luoghi che dovete visitare per comprendere realmente il mood che c'è tutti i giorni nell'aria in Australia. Un perfetto inizio anche, perché il mio consiglio è: fatevi una, massimo due notti a Brisbane, godetevelo, la nuova parte di South Bank è bellissima, arriva al fiume, ma poi boom, prendete un bus e andate giù proprio verso Byron Bay. A Byron Bay sarà veramente dura riuscire ad andarvene, perché è un luogo che entra subito nel cuore, è bellissimo. Le opportunità a Byron Bay sono tantissime, innumerevoli. Giusto per citarne qualcuna, potete imparare a fare surf, potete fare surf se già conoscete appunto come stare in piedi sulla tavola, potete stare in spiaggia a prendere il sole, potete fare dei trekking bellissimi, vi consiglio quello al faro, al tramonto, è una cosa imperdibile. Potete noleggiarvi una bicicletta, andare in giro, insomma potete fare tantissime cose. Ah, c'è anche l'escursione a Nimbin. Nimbin è un vecchio paese, una piccola comunità hippie che però ha un suo fascino, adesso è diventata un po' turistica, però può valerne la pena. Il suo Mardi Gras è uno degli eventi per la legalizzazione della cannabis più famosi al mondo. Tra Brisbane e Byron Bay potete trascorci 3-4 notti, dopodiché in aereo o in bus, considerate che c'è una compagnia aerea low cost che parte da un aeroporto molto vicino a Byron Bay, andate giù a Sydney. Col bus è molto easy, con la compagnia low cost dipende che bagaglio avete, perché considerate sempre che spostarvi internamente vi costa anche il bagaglio che dovete imbarcare. Gli australiani sono molto severi in aeroporto. Dicevo, a quel punto arrivate a Sydney, la mia città preferita in assoluto del mondo. Ho fatto un video, questo qua, dove vi mostro cosa potete fare a Sydney in sole 24 ore. Se avete poco tempo, seguitelo alla lettera e non verrete assolutamente delusi. Diversamente organizzatevi, secondo me Sydney 3 notti le vale tutte, assolutamente, perché è una città bella, vibrante, ci sono tante, tante, tantissime cose da fare. Avete visto Sydney? Avete visto uno dei simboli dell'Australia, ovvero il teatro Opera House che si affaccia direttamente alla baia di Sydney? Ah, meraviglioso, bellissimo, è il momento di andare a vedere il vero simbolo dell'Australia, ovvero Uluru, Ayers Rock. Per farlo prendete un aereo da Sydney e volate all'aeroporto di Ayers Rock, c'è proprio l'aeroporto piccolino, e atterrando, se state sul lato sinistro, potete già vedere Uluru in tutta la sua magnificenza dall'alto. Qui noleggiate un'auto oppure vi affidate un tour operator locale. Quello che vi consiglio è di passare una notte all'aperto nel deserto australiano. È stupendo, dedicate tutta l'intera giornata, cercate di prendere il volo da Sydney al mattino presto e mi raccomando, risparmiate le batterie delle macchine fotografiche per il tramonto. Assolutamente uno dei luoghi più belli al mondo dove poter vedere questo sole che colora Uluru, la roccia sacra agli aborigeni, è emozionante, è davvero bello. Con la macchina da soli, ma in questo caso partite molto presto al mattino, oppure con un tour visitate sia le montagne Olgas vicino a Uluru, vi faranno capire realmente perché non è un asteroide piombato dal cielo, ma una vera e propria formazione rocciosa geologicamente di quel luogo.
Inoltre c'è il Kings Canyon, molto valido sulla via per Alice Springs. Infatti io vi consiglio, per avere l'idea di che cos'è il bush australiano, in macchina o col tour arrivate ad Ayers Rock, ma ripartite in aereo da Alice Springs. Alice Springs è in mezzo all'Australia. Da qua vi consiglio di prendere un aereo interno e volare a Cairns, qui in alto nel nord del Queensland. Cairns è la capitale in assoluto della subacquea australiana. Qui infatti c'è la grande barriera corallina, una snorkelata è assolutamente d'obbligo. Quello che vi dico è dedicate circa 4 notti alla zona di Cairns, perché a nord c'è Cape Tribulation nella Rainforest, che è molto molto bella, quindi soprattutto se capitate nella stagione non delle piogge può valere la pena spingervi ancora più a nord. Da Cairns a questo punto è arrivato il momento di scendere giù nella costa sud dell'Australia, è ora di andare a Melbourne. Melbourne si trova qui giù e Melbourne è strana, Melbourne è una città dalle 4 stagioni, è molto viva, molto europea. Secondo me nell'itinerario perfetto dell'Australia non può assolutamente mancare, ma qui qualche chicca. Io vi consiglierei di andare a dormire sicuramente nella zona di Phillip Island, o comunque di farci un giro di un giorno anche a Phillip Island, perché è una bellissima isola. Vi dà l'idea di quello che è la costa sud dell'Australia e vi dà l'idea di quello che può essere anche la Tasmania, perché a me Phillip Island è sembrato una Tasmania quasi in miniatura. Però assolutamente una cosa non potete non farla: dovete noleggiarvi l'auto o il camper e andare a percorrere la Great Ocean Road, cioè quella famosissima strada con i pinnacoli, ricorda molto l'Algarve portoghese, e qui dormite nei campeggi spiaggia, ragazzi, ci sono delle spiagge bellissime, queste sono delle vere e proprie chicche. Attenzione però, perché le dovete prenotare, le piazzole di sosta, nei siti del governo. Ci sono tanti anche campeggi privati, ma vi consiglio quelli pubblici sono proprio lì, in spiaggia, è meraviglioso. La quarta notte potete scegliere se trascorrerla a Melbourne, quindi rientrare, quindi godere ancora una notte di questa città australiana molto molto bella, soprattutto ragazzi se siete giovani e avete voglia di vita notturna, Melbourne è il posto assolutamente dove andare, oppure se volete aggiungere un'ulteriore casellina al vostro viaggio in Australia, la quarta notte la fate ad Adelaide e da Adelaide tornate verso l'Italia. Adelaide tra l'altro, che se si fosse ripresa vi consiglierei di visitare Kangaroo Island, ma Kangaroo Island è stata dilaniata dagli ultimi incendi di quest'inverno in Australia, quindi in questo momento terrei a escluderla da un itinerario. Così come inevitabilmente ho escluso un sacco di cose. Se volete inserire nell'itinerario vi segnalo quelle che a mio avviso ho fatto più fatica a tenere fuori. Indubbiamente c'è Fraser Island. Fraser Island è vicino a Noosa, è a nord di Brisbane, e quest'isola è tutta sabbiosa, ha un lago dolce al suo interno con le acque che sembra di essere alle Maldive, si chiama Lake Mackenzie. Se volete fare una esperienza, un'escursione là, curate, state attenti che nelle escursioni sia incluso Lake Mackenzie, perché Lake Mackenzie è pazzesco. Salendo qui nel Queensland si può visitare ovviamente Magnetic Island, che secondo me è una delle più belle qui nel Queensland, anche per fare immersioni, per il mood, anche per i backpackers, c'è un ostello bellissimo in spiaggia, insomma molto molto valido. Sicuramente ho lasciato fuori la Tasmania, perché comunque la Tasmania è quella chicca australiana dedicata a chi già la conosce, l'Australia o a chi ha molto tempo. Generalmente non si va mai in Tasmania quando si va in Australia per la prima volta. E soprattutto ho lasciato fuori tutta la West Coast. C'è un motivo specifico perché l'ho lasciata fuori. Perché è la parte che mi è piaciuta di più dell'Australia, e questo sembrerebbe un controsenso, però ha bisogno di tempo dedicato. Cioè, per fare la West Coast in modo che la possiate apprezzare vi dovete dare almeno 15 giorni solo per la West Coast. Dovete sommare gli altri 15, quindi con un mese forse sì, raggiungete l'itinerario veramente perfetto dell'Australia, coprendo la regione anche a nord del Kakadu National Park, di Broome, di Perth. Facciamo un bel riassunto. Come vi ho detto, arrivate a Brisbane, 3 notti tra Brisbane e Byron Bay. Dopodiché la quarta notte la passate a Sydney, vi consiglio di passarne 3, quarta, quinta e sesta. Al settimo giorno volate ad Ayers Rock, dove dormite la notte. L'ottavo lo fate ad Alice Springs, il nono, il decimo e l'undicesimo lo fate a Cairns, visitando o la grande barriera corallina e la Rainforest, oppure dedicandovi molto bene a una sola delle due.
Da Cairns andate a Melbourne, notte numero 12. La notte 13, 14 e 15 la trascorrerete a questo punto per raggiungere la Great Ocean Road, viverla e decidere se andare fino ad Adelaide o tornare a Melbourne, dove poi tornerete in Italia. Ovviamente lo sapete ragazzi, sono contrario ai viaggi Mordi Fuggi, come potrebbe essere apparentemente questo. Però la realtà è che l'Australia è uno dei paesi più cari al mondo. Il viaggio è sicuramente uno dei più lunghi al mondo, costa tanto, per alcuni è un investimento molto 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 importante in termini monetari, e quindi mi sono permesso di suggerire un itinerario dove si può vedere praticamente di tutto, comunque quello che io ritengo il meglio dell'Australia in un tempo ragionevole. Fatene buon uso e se potete ovviamente fermatevi in Australia quanto più tempo potete. La mia maglietta è di Xavier Roth, un grandissimo artista australiano che vi consiglio assolutamente di seguire se già non lo fate. Per chi invece conosce Xavier Roth, scriva nei commenti follow the sun. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.